Verso la metà del Settecento si diffuse in tutta Europa un nuovo movimento spirituale, l'Illuminismo, lume, luce, che riprese e approfondì una corrente di pensiero sviluppatasi nel Rinascimento. Ebbe origine dal pensiero degli empiristi inglesi, ma trovò la massima diffusione in Francia ad opera degli enciclopedisti Diderot e D'Alembert che scrissero l'Enciclopedia, una raccolta di 35 volumi nella quale sono contenute le conoscenze umane di quel periodo. Gli illuministi riprendono i concetti scientifici del Seicento facendo riferimento a Galileo Galilei che separava la fede religiosa dalla ricerca scientifica. Galileo, per la sua teoria eliocentrica, è la Terra che ruota intorno al Sole, fu costretto ad abiurare, cioè rinnegare le sue teorie di fronte al Tribunale della Santa Inquisizione.